La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, il cappello alla romana, viva viva la Befana! Ciao a tutti! Eccoci con il primo book tag di questo nuovo palinsesto e, come avrete intuito dal titolo, dalla canzoncina stupida, si tratta della Befana Book Tag. Questo book tag viene dal canale di Federica Sherwood, che a sua volta credo che si sia ispirata a qualcun altro. Comunque, se andate a vedere il suo video che ho linkato qua sotto, lo scoprirete. Ed è un book tag appunto incentrato sulla festività della Befana. Sarà un book tag breve ma intenso. I libri che vi porterò sono libri di cui vi ho parlato recentemente nel wrap up TBR. Se non l'avete visto, ve lo linko qua sotto, comunque qua da qualche parte. Bando alle ciance, partiamo subito con il book tag. Per chi non sapesse cos'è un book tag, semplicemente è un video con le domande. In questo caso, essendo un book tag, per ogni domanda dovrò rispondere con un libro. Domanda numero 1: Epifania, tutte le feste ti porta via. Qual è stato l'ultimo libro che hai letto? L'ultimo libro che ho letto, come sapete, nel 2019, non sto a parlare del 2020 perché si è appena iniziato con calma, insomma, è Il tuo corpo è adesso in Isola di Paola Predicatori. Ne ho parlato in maniera abbastanza sintetica nel wrap-up. Non è escluso che ci faccia una recensione, anche se onestamente mi è piaciuto meno rispetto al romanzo Il mio inverno a Zerolandia, che nello scorso 2018 mi era piaciuto veramente tanto. L'autrice mi piace come scrive, ma la storia di per sé non mi ha coinvolto così tanto da dedicargli una recensione intera. Domanda numero 2: Carbone, pentiti di essere stato cattivo? Un libro che ti penti di aver acquistato? Allora, nell'ultimo video ve l'avevo anticipato, quando parlai della serie di Ambrasures, 4 amiche un paio di jeans. Ebbene, questo, a parte l'orrendevolezza di questa copertina, libraccio maledetto che non tieni bene i tuoi libri scontatissimi, essendo il terzo ed essendo stato venduto a 2 euro, ho detto assolutamente deve essere mio. All'epoca io non avevo neanche ancora iniziato la serie, e il problema è che quando io mi sono approcciata a questo terzo libro dopo aver letto il secondo, con una grandissima voglia di proseguire nella lettura di questa serie, mi sono accorta che in realtà è un'altra copia del secondo, non è il terzo, non è 4 amiche un paio di jeans il tempo delle scelte, è ancora la seconda estate. Vi lascio immaginare il mio stato d'animo quando me ne sono accorta. Quando me ne sono accorta volevo smontare Maria Mondi e andare a cercare subito il terzo, però ho detto no, sei povera, non puoi comprare altri libri. La serie si è arenata purtroppo, però questo è assolutamente questo di cui mi sono pentita amaramente. Domanda numero 3: Calza, un libro che da fuori non dice nulla ma che al suo interno racchiude un sacco di sorprese. Come vi avevo già detto nella recensione breve della wrap-up, ma come fa a far tutto di Alison Pearson, un libro commedia che appare effettivamente come una commedia, come stile, come ritmo, ma che profondamente ti lascia questo senso del dovere di donna e ti fa entrare in contatto con Kate in maniera assolutamente empatica. Kate, donna lavoratrice, madre lavoratrice, costretta dalla sua carriera a stare fuori casa a lungo, ma vediamo che non è una madre menefreghista, non è una madre da accusare di menefreghismo, assolutamente è una madre che fa di tutto per essere una brava madre e alla fine della nostra storia capirà quali sono le sue vere priorità, capirà come gestire il proprio lavoro e i propri figli nella maniera più ottimale per tutti. Domanda numero 4: Caramelle, una tira l'altra. Una serie di cui vorresti leggere più libri. Voi sapete di cosa sto per parlarvi, vero? La collana, le sirene e Elle Edizioni. Una collana bellissima a livello estetico perché ha questi toni di rosa che vanno dal rosa pallidissimo al rosa antico, quindi in libreria farebbe un figurone. Però purtroppo sono fuori produzione e li vorrei chiaramente rileggere tutti. Dovrebbero essere tipo 13, qualcosa del genere. Ne ho solamente due, purtroppo. Sto cercando di reperirli tutti, anche se al momento, essendo appunto fuori produzione da almeno 10 anni, costano tutti troppo, troppo, tantissimo. Però mi piacciono tanto. Se sapete dove li posso reperire, fatemi sapere perché sono disperata. Domanda numero 5: Cioccolata, quale libro ti mette sempre di buon umore? Non posso che parlarvi nuovamente di Louise Renison e del suo La mia vita è un disastro, ovvero il primo libro della saga di Georgia Nicholson, a cui sono affezionatissima. Questa saga è la mia adolescenza, praticamente. È stata la mia prima recensione sul canale proprio per questo motivo. Mi sono riletta tutti i 10 libri di questa piccola saga delle ragazzine, quindi saga decisamente per adolescenti, anzi preadolescenti in alcuni casi. È un libro che ogni volta che lo sfoglio, nonostante lo sappia a memoria, mi fa morire da ridere. Il personaggio di Giorgia
mi piace tantissimo, mi piacciono le sue avventure, fa tutto molto ridere e consigliatissimo per il vostro buon umore. Ultima domanda, numero 6. Copa, il bolide della Befana. Un libro che ti ha letteralmente travolto e non sei riuscito a mollarlo fino alla fine. Rullo di tamburi, non posso che parlare di questo. Non avevo aspettative altissime assolutamente per questo libro, anzi, invece appena l'ho aperto non riuscivo a staccarmi dalle pagine, ve lo giuro, potete anche andarvi a rivedere la recensione, anzi vi consiglio di farlo. Mi ha letteralmente travolto perché non me l'aspettavo da questa Paola Predicatori che nemmeno conoscevo, un romanzo così bello nella sua semplicità. Non è un romanzo di quelli famosi, quelli che attirano tutti incondizionatamente, anzi probabilmente alcuni lo diranno questo romanzo perché magari non insegna chissà che quali cose, ti attirano i personaggi, però a me è piaciuto veramente tantissimo. E siamo giunti alla fine di questo tag, vi ringrazio per l'attenzione, consideratevi tutti nominati, purché mi nominiate nel vostro video. Detto ciò, fatemi sapere quale di questi libri vi è piaciuto di più, se qualcuno vi è più incuriosito, rispondete se non volete impegnarvi in un video alle domande del tag qua sotto, io ve le lascio tutte. Noi ci vediamo comunque domani con il primo video della serie dei video di danza, domani scoprirete anche il titolo della rubrica. Un bacio, ciao!